Marco, un bilancio di questo mercato, anche se non è ancora chiuso, e poi non è ancora chiuso questo mercato. Succederà qualcosa oppure avete, il Bologna ha concluso le sue operazioni? Abbiamo concluso con il deposito di Chetà e quindi siamo a posto così. Bilancio invece di come è stato fatto questo mercato, cioè secondo te siete riusciti a prendere tutte le pedine che servivano o c'è secondo voi qualcosa che vi è mancato? Beh, per fare in entrata una società come la nostra, e come fanno un po' tutte quante, devi fare anche tanto, tanto in uscita. Quindi noi siamo contenti perché comunque non abbiamo nessun giocatore fuori rosa, come invece non era successo l'anno scorso, non abbiamo nessun esubero e questo è importante anche per il bilancio e i bilanci della società. Abbiamo fatto soprattutto una strategia diversa, abbiamo fatto tanto a inizio mercato perché volevamo dare al mister subito la possibilità di lavorare con il gruppo quasi completo e poi dopo abbiamo cercato di mettere qualche pedina, che una come quella di Palacio che è uscita fuori per il problema di Avenatti che tutti sapete e questa qua di Chetà perché si è creata l'opportunità di un ragazzo che comunque è fuori lista e per dare un'alternativa come terzino sinistro al mister che è un mancino come ragazzo, quindi cercare di l'idea di Chetà è cercare di averlo preso subito per crescerlo in casa, per dargli la possibilità di capire, di arrivare a un contesto importante come quello del Bologna in Serie A e poi dopo valutarlo nel tempo e avere la possibilità di valutarlo in quest'anno e poi scegliere a fine anno cosa fare. Su Adam Masina, ci spieghi un po' qual è stata la situazione, qual è adesso la situazione? Adam Masina fino a 10 giorni fa non c'era niente, poi dopo negli ultimi 10 giorni c'è stata questa possibilità del Siviglia, che è l'unica società che si è fatta avanti concretamente, però con cifre molto basse rispetto al valore che noi diamo al ragazzo, quindi è soprattutto in questo momento di mercato storico dove i prezzi sono molto alti, molto diversi e secondo noi un giocatore come Masina vale tanto. E 2 mesi fa ci siamo seduti al tavolo con Adam prima di questo finale di mercato. E ci siamo messi seduti per cercare di parlare di un rinnovo di contratto perché comunque per noi, a dimostrazione per noi, è un giocatore molto importante, lo valutiamo tanto e ci aspettiamo da lui un'annata importante come dal resto tutti i ragazzi che abbiamo rifiutato delle offerte importanti perché secondo noi la strategia nostra, oltre a quella che di inserire 5-6 giocatori, soprattutto con una certa esperienza e andare a coprire magari quei ruoli dove abbiamo avuto difficoltà lo scorso anno e dare alternative all'allenatore, era confermare chi ha più potenzialità e che secondo noi può esprimerlo ancora in maniera importante e con più continuità l'anno prossimo. Quindi è stato fatto un lavoro difficile perché comunque anche ai ragazzi sono arrivate proposte interessanti, però tutti hanno sposato la volontà, la causa del Bologna e soprattutto hanno la volontà di riscattare una stagione comunque che non è stata al 100% positiva, con delle difficoltà, soprattutto nella seconda parte, e c'è la volontà da parte di tutti di fare meglio. Marco, puoi spiegarci anche la parte di Don Sa? Allora, tutto è iniziato quest'estate con il messaggio di Don Sa, poi ad un certo punto con il Cittadella non era convocato, la partita immediatamente dopo è tutto cambiato. E anche lì che cosa è successo? Vi siete dovuti rivedere? No, non ci siamo dovuti rivedere, noi la posizione su Don Sa era sempre stata chiara, noi l'abbiamo pagato tanto e secondo noi anche lui è un giocatore che ha un valore importante e il Torino mai direttamente però indirettamente ci mandava messaggi che era interessato al ragazzo ma doveva fare prima delle uscite, il ragazzo ha sempre lavorato in maniera molto seria e corretta e l'ha dimostrato domenica scorsa. Facendo una un buonissima prestazione insieme a tutti i suoi compagni, facendo un gran gol quindi, e portandoci 3 punti. Il ragazzo è stato sempre molto sereno, è stato sempre molto tranquillo, non ha mai dimostrato di voler andare via, ha fatto il professionista e niente, noi rimaniamo sempre sulla posizione che se fosse arrivata un'offerta importante, soprattutto di vendita definitiva per il ragazzo, potevamo pensarci perché comunque sappiamo che poteva essere un'opportunità anche gradita al ragazzo se fossero successe determinate cose. Così non è stata, noi siamo contenti di essere rimasti con lui, lui è molto contento di essere rimasto con noi, quindi andiamo avanti insieme e siamo convinti che questo, speriamo che questo inizio di campionato, soprattutto questo gol, possa dargli quella fiducia che lui ha bisogno perché è un ragazzo molto giovane e per poter fare il campionato da protagonista e
cosa che non è riuscito a fare lo scorso anno. C'è stata un'operazione o in entrata o in uscita che avreste voluto fare o che era lì lì per essere fatta e poi non si è concretizzato niente? Volevamo fare, l'unica che volevamo fare che non ci siamo riusciti è quella di Bradaric a inizio mercato, perché era un giocatore con caratteristiche diverse e poi dopo loro purtroppo, in vista anche della Champions League, vista anche della grande stagione che avevano fatto, avevano dei numeri completamente diversi da quelli che pensavamo noi, e infatti poi la dimostrazione che il ragazzo non si è mosso da lì, quindi è un giocatore che avevamo seguito, che secondo noi poteva starci benissimo all'interno del nostro gruppo, però del resto siamo contenti di quello che abbiamo fatto, siamo convinti di aver fatto un buon lavoro, sempre condiviso con l'allenatore, questo è importante, e siamo convinti che possiamo fare una stagione comunque di sofferenza, perché ci sarà da soffrire, però comunque dove ci possiamo togliere soddisfazione. Senti, a proposito di Bradaric, cioè si è cercato a lungo il centrocampista, però alla fine non è arrivato. Si chiudono i giochi con rientro. Sì, Poli sì. Ma dico, si chiudono i giochi con rientro di Krizatig o c'è ancora qualche possibilità dell'ultimo ora e tutto a fine? Krizatig non si muove e comunque rimaniamo così. Marco da Genova, qualche addetto ai lavori ieri dava per fatto l'arrivo di Taider. C'è stato qualcosa? Loro, sì. Sono loro che ci hanno chiesto di fare. Ci hanno proposto uno scambio, ma che noi non ritenevamo interessante. Quindi Mati Fernandez oggi è stata un'ipotesi o soltanto un nome accostato al Bologna e basta? Un giocatore che anche lì ci è stato proposto, ma non avendo spazio non abbiamo portato avanti la trattativa. Ultima parte, te lo chiedo, per Avenatti invece avete dato la comunicazione di un'acquisizione a titolo temporaneo, giusto? E a questo punto quali sono i passaggi? Cioè si cerca di puntare su di lui già per gennaio? Sapete qualcosa? I passaggi sono che si deve star bene fisicamente, si deve rimettere, e poi dopo il momento che si rimette lo rivedremo in campo e ci auguriamo il più presto possibile, perché su un giocatore su cui avevamo puntato, perché secondo noi può avere delle qualità che possono essere utili alla squadra e può crescere tanto con noi, al momento che si rimetterà in campo, che starà bene, sarà a disposizione dell'allenatore, e poi dopo vedremo cosa fare alla fine dell'anno. In virtù delle condizioni di Avenatti, cambiate anche la condizione della trattativa o no? Cioè il prezzo del cartellino, per chiarirci? No, il prezzo finale è sempre lo stesso e il prezzo iniziale del prestito è diverso, in questo momento viene in un prestito. Se diventa definitivo il prezzo rimane, sì, rimane lo stesso, però ci auguriamo che possa essere così, perché ripeto, noi crediamo nel ragazzo, crediamo nelle sue potenzialità, un ragazzo interessante che può crescere come Faletti, come Chetà, come tanti ragazzi su cui abbiamo puntato che salgono dalla Serie B, come è stato Di Francesco lo scorso anno, crescere con noi e poi dopo svilupparli e far sì che diventano giocatori importanti da Bologna, e poi nel futuro vedremo. Chetà è prestito con obbligo? Con obbligo se accadono determinate cose. Top, tipo presenza? Presenza, sì. Marco Palacio assieme a destro? Lo vedi, è un'ipotesi percorribile oppure no? Io penso che davanti abbiamo tante opportunità diverse. Abbiamo completato un reparto inserendo giocatori con caratteristiche diverse che possono giocare insieme, quindi l'allenatore ha varie opportunità di scelta, di moduli, e poter giocare insieme e meschiare i giocatori, quindi io penso che lì sia il fatto di aver rifiutato, che non è semplice, e sia il fatto di aver portato comunque giocatori con caratteristiche diverse che secondo me, anche visto il ritiro, possono lavorare insieme e completarsi, secondo me abbiamo fatto un buon lavoro. Ti chiedo l'ultima cosa su Masina, sul rinnovo di contratto, si è detto che lui ha rifiutato la vostra prima proposta, è vero o non è vero, semplicemente ci sta pensando? Assolutamente no, stiamo parlando, perché comunque la volontà è quella di fare un contratto con lui e di andare avanti insieme, perché per noi è un giocatore importante, ci siamo seduti al tavolo, siccome il rinnovo ci vuole del tempo, a 2 anni dalla scadenza, quindi l'abbiamo presa in anticipo, questo è successo più di 2 mesi fa, non è successo sicuramente adesso dopo gli ultimi 10 giorni, dopo l'offerta del Siviglia, quindi una cosa che vogliamo fare, poi è successa questa parentesi qua, ci siamo fermati un attimo, adesso a settembre riprendiamo i discorsi. Monaco e Zenit si sono fatte vive oppure no? Assolutamente no, assolutamente no. Grazie a Marco Di Baio.